Potente a parola ragazzi, qua Max Loggio Negato, sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio terzo episodio del Road to 100.000 crediti, oppure in poche parole come fare la compravendita. Allora ragazzi, innanzitutto inizio questo video dicendovi che appunto questo qua è un periodo abbastanza ambiguo, scolasticamente parlando, perché in questi giorni ragazzi ho una marea di verifiche, quindi magari è per questo che vi carico video sulla compravendita, che ovviamente sono anche un po' più corti del solito, perché appunto non ho tempo dato che stanno bombardando di verifiche e interrogazioni. Comunque bando le ciance, ciance le bande, partiamo con il video. Allora ragazzi, in questo episodio in poche parole cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere io che compro sempre gli stessi giocatori, perché il trucco che vi ho detto qual è? Concentratevi su uno stesso giocatore. Come vedete qua ho acquistato a un prezzo favoloso questi giocatori. Come ho fatto? Beh, innanzitutto farò un video apposta, perché si sfrutta un attimo ciò che l'EA fa. In che senso? Perché a volte l'EA manda in manutenzione i server, voi basta che facciate l'offerta prima appunto che le mandi in manutenzione. Ovviamente non è così facile vincerla, però il principio è quello, e la riuscirete a vincere tranquillamente. Però come ho già detto, quello farò un video apposta. E tornando a parlare del discorso di prima, su che giocatori mi sono concentrato? Allora, principalmente era Sao, ma Sao come nello scorso episodio, e se vi ricordate nello scorso episodio avevo anche detto ma sì, cerchiamo un altro, e avevo trovato Mertens. Quindi oltre a concentrarmi su Sao, mi sono concentrato anche su Mertens. Ora poi ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto ma cosa sta facendo il mercato di FIFA. Ragazzi, sta drogheggiando alla grande. Questo perché i prezzi sono veramente sdrogo. In che senso? Continuano a cambiare, prima si alzano, poi si abbassano. Infatti magari li avete visto Mertens, e tipo adesso si è abbassato di 300-400 crediti di Mertens, e costando prima 1800 non è che si riesca a fare tanta compravendita, perché ora appunto pagandolo, cioè non si riesce quasi a prenderlo a 1000 per poi rivenderlo a 1400. Quindi la cosa è un po' ambigua. Poi vabbè, ho utilizzato anche Akinfev, ma poco rispetto agli altri due giocatori. Poi, dato che appunto ho visto che i prezzi di questi giocatori si stavano abbassando e o rispettivamente alzando, oppure che non riuscivo a prendere l'asta, cosa ho deciso di fare? Ho deciso, intanto qua guardate quanti ne avevo presi, perché appunto io ve l'ho detto, non è che si deve fare per forza tanto guadagno su una carta, si deve fare un guadagno discreto su molte carte. In questo modo, in un modo ovviamente più facilmente, si riusciranno ad ottenere gli stessi crediti che si fanno comprando magari difficilmente una carta per poi rivenderla molto di più. Ecco, il mio discorso era questo. Poi ho utilizzato anche dei giocatori argento, perché appunto come voi ben sapete io sono un amante degli giocatori argento. Ho utilizzato lo stesso mezzo dei giocatori di oro per trovarli, basta che facciate prezzo minimo 3000, massimo 5000, e poi andate a vederli. Qua ho utilizzato Torres, che è un COC del Al Shabab Kebab, che gioca appunto nel AGL League se non mi sbaglio, e comunque a 5 stelle abilità, quindi ho detto ma sì, deve essere anche abbastanza utilizzato. Ho cercato il prezzo, costava all'incirca su 2005, quindi ho cosa fatto? Ho contato le tasse e ho appunto contato le tasse appunto per avere un guadagno di 300 crediti, 350, sono andato a cercarlo a 2000, una volta preso lo rimetterò all'asta ad un prezzo di 2005, facendo, non ho idea di quanti crediti guadagno, ma un po'. Poi altri giocatori, ho utilizzato Fats Fadis, che è andato al Genoa, se non lo sapete, che era quel centrocampista offensivo centrale su FIFA 12-13 che aveva 5 stelle abilità dell'Olympiacos. Ora ha messo il 14, l'hanno messo come esterno destro. Comunque gioca appunto nella Serie A, nella Serie Italiana, nel Genoa. Quindi se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, se non l'avete ancora provato andatelo a provare. Ragazzi, colgo un attimo l'occasione per anche dirvi di andare a vedere i video sul mio secondo canale, che in qualche modo sto riuscendo a rimanere attivo, ovvero lì carico un video al giorno, che appunto il video dell'apertura di un pacchetto. Come vedete qua, stavo utilizzando anche un altro giocatore che non mi ricordo il nome, però il prezzo era andato a 5000, ma proprio è durato 20 minuti quel periodo di 5000. Però io, ahimè, ma oppure per fortuna, ce l'ho fatta a venderne solamente oppure alla grande 1. Quindi questi sono punti di vista. Comunque vi stavo dicendo di andare a vedere il mio secondo canale, e detto questo il video è praticamente finito. Spero che vi sia servito, magari se ce la facciamo arriviamo ai 100 mi piace, che dai, così mi date anche una bella grinta, una bella botta di grinta. Quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palla, si entra al prossimo video, bolla!